Salve a tutti ragazzi e bentornati nel mio display di Superman 64. Nello scorso episodio, come dimenticarmelo, abbiamo finito Tortur Mountain e iniziato e finito con tutte le monete Tiny Huge Island. Ragazzi, ben 191 monete. In questo episodio inizieremo il piano superiore, l'ultimo piano, il piano che ci porterà alla porta finale, dove incontreremo Bowser. Allora, in questo piano ci sono già solo due stelle segrete. La prima ce la darà questo Todd. Quindi, come al solito, parlateci. Ed è la terza e ultima stella che ci darà il Todd. È stata quella nel piano, diciamo, vicino al portale per Intimate Cave. È stata quella vicino vabbè, nel piano, diciamo, inferiore a questo. E infine c'è questa. Ora, la seconda stella segreta si trova prendendo queste 8 monete rosse. È, diciamo, è una stella. Tutte le monete rosse si trovano su queste nuvole. Ma allora queste nuvole si raggiungono tramite il Wing Cap. Vorrei dire che se voi cadete, non morirete, ma vi porterà nel cortile, diciamo, cadrete proprio nel cortile. Ovviamente, per prendere alcune monete dovete utilizzare il cannone. Quindi, come una, diciamo, delle prime cose, dopo aver preso alcune monete rosse, come sempre quelle che ho preso io. Andate dalla bomba, parlateci e vi sbloccherà il cannone. Ora, grazie a questo cannone, noi potremo anche spararci in alto per prendere altezza quando dobbiamo raggiungere posti più alti. Insomma, possiamo fare davvero molte cose. Allora, però, l'obiettivo principale è quello in realtà di raggiungere l'altro cannone, perché poi da questo cannone riusciamo ad arrivare in molti altri posti. Ok, perfetto. E ora, da questo canone, secondo voi possiamo prendere tutte le monete, no? Perché allora possiamo prendere questa moneta che si trova in mezzo a una nuvola, tra virgolette. Ok, scusate, piccola interruzione. Ora sono tornato. Sì, vediamo se riesco ad arrivare lì per prendere la sesta. Perfetto, perfetto, dai. Ci sono arrivato, ci sono arrivato, ci sono arrivato. Ora, presa anche la sesta. Le ultime due monete si trovano praticamente sopra dove avevamo preso la testa, diciamo su quella nuvola. Quindi ora basta che prendiamo il cannone, ci spariamo su quella e abbiamo già finito questa stella. Anche questo è molto semplice. Superman 64 DS c'è una stella che potete prendere se avete Wario qui. Magari su Superman 64 DS ci dovrei rigiocare. Vabbè. Ovviamente non ci porterò un let's play perché tanto quantomeno per ora ho già portato Mario 64. Comunque abbiamo preso anche l'ottava moneta e quindi abbiamo sbloccato la stella segreta. Poi credo, forse riesco anche ad iniziare e finire TikTok Clock. Ok, comunque dove è comparsa la stella qui, perfetto. Perché alla fine non è un mondo lunghissimo, le stelle le posso prendere tranquillamente con scorciatoie e cose del genere. Poi dipende, ovviamente, se avete per il solito fatto là tutte le monete. Solo che vorrei arrivare all'ultimo episodio con solamente il boss finale da fare. Quindi, vabbè. Ora qui, in base a quando entriamo, cambia il mondo. Perché ad esempio siamo entrati con la lanciata lunga sulle 12 e quella corta su 3, possiamo vedere come tutto è fermo. E questo ci aiuta in parecchie stelle. Quindi per la maggior parte delle stelle noi faremo così. Anzi, no, in realtà mi sa per tutte. Per alcune stelle non si dovrebbe fare. Però tramite le scorciatoie che vi insegnerò io lo possiamo tranquillamente fare. Ad esempio, vabbè, ora andiamo in ordine, va, prima stella, è quella dentro questa scatola. Madonna santa, questa scatola, boom, e l'abbiamo presa. La seconda stella anche la possiamo prendere appunto con tutto fermo. La terza non mi ricordo precisamente qual è, ma se è quella che penso io, si prende, diciamo, si prende con le lancette veloci, ma noi la possiamo anche prendere con quelle corte. Ok, entriamo. Così dovrebbe essere quella corta, ora. Sì, ok, perfetto. Ora, The Pit and the Pendulums. Ok, allora la seconda me la ricordavo bene. Possiamo tranquillamente prenderla così. Fidatevi che prendere il tutto con diciamo, le parti dell'orologio ferme è molto meglio. Se non sbaglio, ci sono tre livelli di velocità. Vabbè, fermo. Veloce e super veloce. Poi non mi ricordo se c'è anche il normale. Forse quel veloce lo chiamiamo normale e quel super veloce lo chiamiamo veloce. Vabbè. Dipende dal vostro punto di vista. Ora non so precisamente
quanti ci sono. Io ora vado a memoria. Vabbè, ora anche la prima volta che facciamo un bel salto in lungo per evitare un po' di platform. E avevo preso anche la seconda stella, vero? The Pit and the Pendulums, esatto. Ora la terza, come vi ho detto prima, noi la riusciamo a prendere tramite i nostri. Mi è caduto il telefono. Tramite i nostri metodi alternativi con le lancette ferme. E vi consiglio che è un metodo molto più semplice, quindi assolutamente di fare così, ed è Get a Hand. Vabbè, noi facciamo quella che vi dico io, poi no, però non credo in realtà che sia quella. Forse ho capito qual è. Però, allora, salendo di qui, noi possiamo. No, sta. Taglio. Allora, stavo dicendo che noi salendo possiamo notare qui, sì, una lancetta. Questa lancetta normalmente si muove e come potete, così, lì, potete vedere lì c'è una stella, quindi si muove fino a quando non arriverà a quella stella. Ma un metodo molto più veloce e volendo anche semplice. Arrivate qui. E da qui salto e calcio. E boom, abbiamo preso questa stella. Questa è molto più semplice, veloce. Ed è Get a Hand, che è la terza stella. Allora l'ho presa, perfetto. Ora, sempre, tutte le stelle si possono prendere con le cose ferme. Diciamo con le parti dell'orologio fermo. Ovviamente alcune con i glitch. E mi sa che ora si muovono perché l'ho fatto male. Stomp on the Twomp. Vabbè, forse qui sì, vabbè, è anche meglio che si muovano. Si può fare senza, però a sto punto. Già che si muovono, questa stella è meglio fare con le parti dell'orologio che si muovono, va. Ecco, vedete quella lancetta che si muove? Se non cadiamo qui, se continuate il movimento, cioè, no, si dice continuate il movimento. Se continuate a rimanere fermi sulla lancetta, vi porterà lì. Comunque, qui facciamo una specie di platform per evitare. Mo cade, mo muoio. Mo cado e sono morto. Ci rivediamo. Proverò a riavere la stessa velocità. Ok, ora. Ok, perfetto. Ah, cosa stavo dicendo? Ogni volta che mi devo ricordare cosa dico prima del taglio. Perché sennò poi mi perdo nel discorso. Ok, allora. Ecco. Ora mi sto perdendo pure il gameplay. Allora. Dai. Ok, perfetto. Per Stomp on the Twomp, se è quella che penso io, intanto dice una stella che se di sicuro non si chiama Stomp on the Twomp perché Twomp non c'entrerà niente, quella sarà la quinta o la sesta. Sì, perché poi ci manca anche quella delle 8 monete rosse, quindi sì, o la quinta o la sesta. Ok, ed è praticamente la classica scalata, un po' in tutti i mondi sta il livello in cui bisogna fare la scalata. E poi, dato che alla stella vi ci porta al Twomp, è appunto perciò più semplice farlo con gli ingranaggi che si muovono. Poi c'è un metodo tranquillamente che potevo fare da lancetta ferma, però già è un po' più complicato. Invece il metodo classico è quello che sto facendo ora. Forse addirittura. Se mi sono salvato. Comunque ci mette. Quanto cavolo ci mette a fare un giro completo? No, a sto punto mi sa che lo faccio dal metodo alternativo. Che tanto cambia poco. Si può fare. Mo vediamo. Cioè, riesco velocemente a risalire. Lo potrei tranquillamente velocizzare. Poi vediamo. Ok. No. Dato che sta lì. A sto punto. Vi faccio vedere il metodo alternativo. Allora, se siete qui, vedete un po' di rincorsa. Triple jump e salto a muro. E arrivate. Ecco, magari. No, ho fatto male. Perciò no, non è proprio semplicissimo, però. Ok,
Ok, arrivate qui. Ora, così fate così. Abbiamo preso la stella. Poi, per, diciamo, normalmente voi avreste dovuto rimanere là fermi sulla lancetta, un po' come avreste dovuto fare nella terza stella, e vi avrebbe portato la moneta. Io ho fatto così, però potete fare tranquillamente come volete. Ora, per le prossime due stelle, ovvero la moneta rossa e tutte le monete per la stessa stella che abbiamo visto prima, possiamo tranquillamente fare con gli ingranaggi fermi. Type jump on moving bars dovrebbe essere quella delle monete rosse, anche se qui non viene citata, diciamo, come i trade coins. Quindi a questo punto già che ci siamo prendiamo tutte le monete. Le monete in totale sono 128, che okay? Nemmeno troppe. Comunque in questo mondo è abbastanza facile prenderle tutte, quindi possiamo stare tranquilli. Anche in, ecco, già in Rainbow Ride è un po' più complicato. Praticamente la parte di Rainbow Ride verrà molto lunga, o quantomeno abbastanza. Così che non il. La parte finale, diciamo, del boss finale, non faccio altre stelle, che poi la parte mi venga 15 minuti o cose del genere, non me ne frega niente. Comunque, tanto per dire che quando noi arriveremo al boss finale, di stelle ne avremo 119, perché come ben sapete, ovviamente ogni livello di Bowser ha le sue monete rosse, la 120esima stella sono proprio le monete rosse di quel livello. Quindi, ora quante ce ne mancano? 3 e arriviamo a 112, più le 7 di Rainbow Ride, arriviamo a 119. Ok, perfetto. Magari avevo saltato qualche stella segreta, se non sbaglio una volta mi successe. E allora andai a cercare il video su Google, tutte le stelle segrete di Super Mario 64 e le rifeci tutte. Ecco, in realtà forse sapete che per tutte le monete, vabbè, per io che lo so tranquillamente fare diciamo, con gli ingranaggi fermi, per me è semplice. Ma per quelli che non lo sanno fare, forse è meglio con gli ingranaggi che si muovono. Per poi ora che dobbiamo salire, vabbè. Comunque, se fate quello che faccio io, se riuscite a farlo, lo fate tranquillamente. Alla fine non è molto complicato, però magari c'è qualcuno che non riesce a fare. Magari qualcuno che sta da telefono, perché fare queste cose che faccio io da telefono credo che sia abbastanza complicato. Ma probabilmente se mi state guardando, se state guardando questo video e state giocando col telefono, probabilmente il video sicuramente lo state guardando da un altro device. A sto punto giocate a Mario 64 sull'altro device, tanto che sia tablet, comunque al tablet ci potete collegare un joypad, ma in realtà anche al telefono potete collegare un joypad, vi avvio tutto, poi dipende anche dal telefono che avete, magari si può anche collegare via USB con qualche adattatore, non lo so, vedete voi, non so che telefono avete giustamente, quindi. Ma in realtà, vabbè, se giocate con il RetroArch dovete avere, come vi ho già detto prima, un computer abbastanza potente. Ma con il Project 64, con i due computer che avevo io prima di questo che facevano altamente schifo, comunque riuscivo tranquillamente a giocarci. Project 64 era uno dei pochi emulatori che mi funzionavano. Poi insieme al Visual Boy Advance, vabbè, gli emulatori proprio NES, SNES, già arrivavamo al Dolphin e il mio computer esplodeva. Invece ora il Dolphin, questo computer me lo gira tranquillamente. Ovviamente il computer deve essere alimentato, perché ovviamente i laptop, soprattutto quelli da gaming, hanno un'impostazione che se alimentati, diciamo, danno il meglio di sé. Ad esempio il mio computer quando lo alimento appare proprio una cosa che si chiama prestazione, si chiama, ed è un cambio di modalità, diciamo. Quando il computer è collegato all'alimentazione diventa appunto alimentazione. Ok, comunque eccola qui la nostra. E no, madonna, tanta. Intanto siamo a 108 monete, ce ne mancano 20. Scusa, dove le ho saltate queste 20 monete? Le ho in totale. Non cadere. O muoio. Sono vivo! Non ci credo. Ero vivo, ma poi mi sono suicidato. Vabbè, rifacciamo la scalata. Io davvero. Ora prima, avendo saltato 20 monete, può darti che mentre faccio la scalata, ne riprendo. Prendo quelle altre 20. Vabbè, se prendo le altre 20, arrivo a 128 monete, velocizzo. Cosa devo fare? Che
Sono arrivato qui con 105 monete, quindi 3 in meno, ma teoricamente dovrei essere riuscito a trovare le monete che prima avevamo saltato. Allora, le prime sono qui, ecco, e le seconde, poi io devo anche trovare le ultime 3 monete, sono queste, qui sopra, vero? E ora siamo a 118 però. Probabilmente prima taglio fino a quando non trovo le altre. Dimmi che sono queste, incredibilmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito, abbiamo preso tutte le monete, dopo migliaia di tentativi, ora devo soltanto prendere la stella delle 8 monete rosse, ma muoio. Che culo, dai, presa la stella delle 8 monete rosse. Ora ci manca l'ultima stella e poi iniziamo Rainbow Ride fino ad arrivare alla stella delle 8 monete rosse. Così che siamo a posto e nell'ultimo episodio faremo solamente il boss. Vabbè, l'ultima stella. Ah! Ah, quindi in realtà. Ah, io mi ricordavo sta cosa, che in realtà le monete rosse erano queste, moving bars, perché moving bars sono queste, perché normalmente si muovono. A quanto pare no. Va bene. Alla fine un po' è una scorciatoia per salire a prendere ste bars. Ovviamente, fidatevi, ci ho provato. Impossibile. Ho capito, ho fatto una strada normale. È impossibile scalarle mentre è in movimento. Cioè, in realtà, prendere le monete rosse non credo sia impossibile. Vabbè, sicuramente con il tasso sicuramente non è impossibile. Ovviamente il task, se non sapete cos'è, il tool assisted system, no, non c'è central system, va bene, una cosa del genere, dove voi date degli input specifici e il task appunto ve li legge e risponde a questi input. Sempre dice premi A e lui preme A, quindi non giocate voi, ma lui, quando avete degli input, si possono fare cose impossibili. Ad esempio, gli speedrun task di Super Mario 64 sono molto, ma molto più veloci rispetto a quelli diciamo manuali giusti, come chiamare così. Alla fine gli speedrun task non sono riconosciuti come ufficiali speedrun. Comunque, quindi la quinta stella, quella della moving bars, questa. Noi dal mio cronometro siamo sui 16:38, perché voi considerate che lo stoppo quando diciamo non dico taglio e cose del genere. Però immagino che siamo verso i 18, comunque ce la dovrei fare a prendere qualche stella in Rainbow Ride. Perché poi nel prossimo episodio prendiamo tutte le monete e la finiamo. Crystal Crossing the Rainbow, che è la prima, una delle più pallose, mamma mia. Le prime seconde son pallosissime, probabilmente solo questi due riusciremo a prendere. Vi stavo dicendo così che poi nell'ultimo episodio avremo tutto il tempo per sconfiggere Bowser senza prendere altre stelle, ovviamente escludendo quella delle monete rosse. Poi io, essendo comunque una zona piena di monete, se non sbaglio questa cosa ve la dissi già all'inizio Let's Play, io mi sono sempre chiesto, ma se noi prendiamo 100 monete nei livelli segreti, cosa succede? E quindi i livelli segreti, come ad esempio l'ultimo, che se non sbaglio contiene parecchie monete, io provavo a prenderle tutte 100, però non ce ne sono proprio 100, quindi è impossibile. Però in qualche modo vorrei provarci a vedere cosa succede. Ok. Comunque, vabbè, qui ho velocizzato un po' con i salti in lungo, alla fine prendete questi tappeti moventi, diciamo, questi tappeti magici, sì, dai, chiamiamoli così. E appunto si muovono, la strada che seguono è questo arcobaleno e vi porteranno a una nave che ora un po' la vediamo. E da questa nave, su questa nave ci sarà la stella, molto, una stella semplice, un po' pallosa, perché alla fine l'unico che dovete fare è saltare questi cosi che girano, scusate, non so il nome, che cosa dovrebbero essere. Vabbè. Anche saltare questi, quindi capite la difficoltà di questa stella. Anche la seconda è semplice, ma è pallosa, perché più che altro è lunga e dovete fare poco, perché dovete aspettare che semplicemente questi tappeti magici si muovano e compiano il loro lavoro.
Compino del lavoro, compiono, compino, sì, dovrebbe essere compino. Tanto abbiamo preso la 113esima stella, ci avviciniamo sempre di più alla fine del gioco. Ad Intellect Play avevo fatto un calcolo, nella prima parte avevo preso 15 stelle, se facciamo 15 stelle ad episodio il gioco lo finiremo in 12 episodi. Però mi sa che alla fine lo finiamo davvero in 12 episodi, ma ci sono magari gli episodi dove ne prendo 9, quelli dove ne prendo 10, quelli dove ne prendo 13. Cioè, non è proprio una cosa fissa. Io di solito, la maggior parte delle volte mi è capitato che finisco un livello prendendo tutte le monete e poi inizio l'altro e lo metto in pausa, così che poi, cioè, lo metto in pausa, non lo finisco, così che nell'episodio dopo prendo tutte le monete ed è sempre questa routine. Tranne qualche volta, come ad esempio nello scorso episodio, dove l'abbiamo proprio finito quel mondo prendendo tutte le monete. Quindi capita, cioè, ad esempio, nello scorso episodio non mi ricordo quante stelle abbiamo preso, ma in realtà parecchie, perché comunque abbiamo finito Tiny Hughs Island prendendo le restanti stelle e poi abbiamo iniziato e finito, no, Total abbiamo finito Total Mountain prendendo le restanti stelle e iniziato e finito Tiny Hughs Island. Mi sa che dopo questa stella ne faccio un'altra e poi basta, oppure mi fermo a questa, ma poi vediamo, dipende da quanti minuti ci arrivo, perché ora non so precisamente quanto dura tutto il tragitto. Se guardate, bisogna fare il giro, poi scavalcare con le piattaforme, poi di nuovo rientriamo in casa. A questo punto mi sa che dopo questa stella mi fermo. Così che poi comunque quella provino mi ritarrà nei minuti e poi siamo a posto per il boss finale. Tanto il boss finale che comunque è abbastanza semplice, non è che sia molto complicato. Io mi ricordo che all'inizio morivo parecchie volte mentre provavo a prendere le monete rosse. Comunque giocando a Super Mario 64 mi è tornata la voglia anche di giocare al DS per vedere le differenze. Io con Super Mario 64 l'ho finito, non ti capisci quante volte. Super Mario 64 DS quante volte l'avrò finito? 2? 3? Perché io di gran lunga preferisco il prequel, diciamo, la versione originale. In realtà di gran lunga no, però mi piacerebbe vedere il Super Mario 64, però con anche le stelle del DS. Quindi un Super Mario 64 con Luigi, Yoshi, Wario e con le stelle, vero? Perché noi abbiamo su Super Mario 64 per ogni, diciamo, mondo 6 stelle più quella delle 100 monete. Invece su Super Mario 64 DS abbiamo 7 stelle più quella delle 100 monete. Se non sbaglio ci sono anche no, mi sono salvato. Se non sbaglio ci sono anche 5 stelle segrete in più, quindi per un totale di 150 stelle, di cui 20 segrete. Quindi è quello che vorrei. Comunque siamo arrivati al 21 e 27. Ora vediamo velocemente la terza stella di cosa si tratta, perché se è veloce la faccio, se no non la faccio. Vediamo un po'. Ed è poi la Maze di una Maze. È quella di tutte le monete. Quindi io direi che per questo episodio di Super Mario 64 è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. See ya!